spostiamo ora le conseguenze del teorema di Talete. La prima conseguenza dice che la parallela in un triangolo, la parallela condotta ad un lato di questo triangolo, interseca gli altri due e li divide in parti direttamente proporzionali. Allora, dimostriamola. Se noi abbiamo che DE è parallela ad AB, tracciamo per C la parallela a DE, che di conseguenza per la transitiva è parallela anche ad AB. Otteniamo, possiamo tracciarla perché abbiamo detto che esiste ed è unica la parallela condotta da un punto ad una retta. A questo punto abbiamo fasce di rette parallele e allora abbiamo dimostrato che se questo è tagliato da due trasversali che sono AC e CB, i segmenti sulla prima trasversale sono direttamente proporzionali ai segmenti sulla seconda. Quindi possiamo dire che AD sta a DC come BE sta a DC. Per dimostrare l'altra basta dire che per la proprietà del comporre AC più DC, scusate, AD più DC è AC, AC sta a DC, come BE più EC mi dà BC sta a DC. Dimostriamo adesso la seconda conseguenza del teorema di Talete. Dice questo: se una retta divide due lati di un triangolo in parti direttamente proporzionali, allora è parallela al terzo lato. Allora, ovviamente dobbiamo mettere come ipotesi quindi la proporzione tra i lati corrispondenti e come tesi il fatto che la retta deve essere parallela. Quindi ipotesi e tesi. Togliamo adesso la parallela che abbiamo condotto per C e quindi abbiamo allora, supponiamo per assurdo che non sia parallela, quindi conduciamo DF parallela da B. A questo punto abbiamo che AC sta a DC come BC sta a CF, perché abbiamo utilizzato la prima conseguenza che abbiamo detto prima. Confrontiamo questa proporzione con quella che abbiamo per ipotesi e ci rendiamo conto che i primi tre sono uguali, sono tutte grandezze uguali. Quindi per l'unicità della quarta proporzionale CF deve essere congruente a DC e quindi il punto F deve coincidere con il punto E. Di conseguenza DE è parallela ad AB. Grazie.